Ciao a tutti, bentrovati, bentornati. Io sono Stefano e questo è il mio diario del soccorritore. Nello scorso video mi è stato fatto presente che mi tocco molto spesso il viso. E in questo momento di emergenza Covid-19 il toccarsi il viso può trasmettere l'infezione. Sì, ragazzi, tranquilli, sono in casa mia. Ok, questa è la mia abitazione, questo è il mio divano, questo è il mio elfo portafortuna, che in teoria è un elfo di Natale, però mi piace, lo tengo fuori tutto l'anno perché a me il Natale piace, per cui è una cosa che vedo nei miei fenicotteri e tutto quanto. E tranquilli che nonostante il fatto di essere in casa, quindi di aver già fatto tutta quanta la profilassi di igienizzazione e sanificazione di tutto quanto il mio corpo, tranquilli, c'è sempre a portata di mano, quindi non è un problema. Facciamo vedere che si utilizza anche qua il nostro gel disinfettante, che tra l'altro questo qua è un gel disinfettante buonissimo, veramente eccezionale, è alcol allo stato puro, trovato al Brico Center, un barattolino da 80 ml, sì, 80 ml costa 5,90 euro, però posso dire che la sua funzione la fa egregiamente, a base di 7 alcol differenti, per cui la disinfezione delle mani la fa in maniera egregia, va bene. La volta scorsa ci eravamo lasciati con una frase che vi avevo detto, che vi avrei parlato nel prossimo video, di alcune cose spiacevoli che possono succedere. Ci sono delle cose veramente belle che possono capitare durante un turno, durante un'uscita, durante un servizio. Si possono incontrare diverse persone, si possono vivere tantissime emozioni, alcune, come dicevo l'altra volta, alcune sono positive, altre no, e sono queste ultime quelle che ti mettono davanti al discorso se puoi o non puoi fare questo tipo di volontariato, e soprattutto se questo tipo di volontariato è una cosa che fa per te. Allora, sono successi, perché conosco persone, a me personalmente non è mai capitato, però è successo ad amici, conoscenti, colleghi di lavoro, di veder nascere un bambino in ambulanza, e questa deve, credo che sia l'esperienza più bella che ci possa essere. Chiunque all'interno delle nostre associazioni della provincia, cioè delle associazioni che ho vissuto io, quando si parla di nascita in ambulanza si diventa zio, automaticamente si è chiamati zii. Questo ti porta, ti invoglia a magari ad entrare in un discorso di questo genere, a iniziare un discorso di soccorritore, e quindi questo percorso, che dura, per quanto concerne la regione Lombardia, 120 ore, pesanti, lo dico fuori dei denti, sono pesanti, perché comunque sono tante le cose e non sono mai 120 ore, ma sono sempre molte di più, perché c'è tutte le esercitazioni per arrivare a fare tutto quanto al meglio, esercitazioni anche per i presidi che vengono utilizzati, cioè tutte quante le attrezzature che noi abbiamo in ambulanza e che dobbiamo saper utilizzare. Per cui, dicevo, può invogliare, queste cose positive possono invogliare. Ci sono altre cose che invece possono frenare il percorso di un soccorritore, e non conviene frenare subito, però ti dà già un'indicazione se è una cosa che puoi fare oppure no. Vi racconto quello che è successo a me, e ve lo dico, correva l'anno 2009, sì, 2009. All'epoca ero tirocinante come soccorritore in ambulanza, quindi non ero ancora un soccorritore esecutore, ma ero un semplice tirocinante, quindi c'era l'equipaggio che era composto da 3 persone. Queste persone svolgevano il loro lavoro di soccorritore, io ero in aggiunta e guardavo come si comportavano, quello che facevano, e imparavo anche dalle loro, da quello che facevano, dalle loro mosse, dalla loro esecuzione. E quindi tranquillamente, buono, usciamo su diverse cose, mi spiegano nel frattempo quello che andremo a fare e tutto quanto. All'epoca c'era il telefono, quindi squillato il telefono, foglio di uscita, si prende la carta, la penna, si scrive quello che c'è da andare, dove c'è da andare, si prende e si va. Saliamo in ambulanza e usciamo con un codice rosso. Dovete sapere che, per chi non è dell'ambiente, i codici di uscita per noi in ambulanza sono 3, vale a dire un codice verde, quindi gravità
minima, nessun pericolo per la vita, le funzioni primarie non sono compromesse, quindi la coscienza, il respiro e il circolo non sono compromesse. Un codice giallo dove uno dei tre parametri comunque può essere messo a rischio, e il codice rosso invece è dove c'è veramente un rischio imponente ed importante per la vita della persona. Era in un posto di lavoro, oddio, non mi ricordo sinceramente il paese, e per privacy non lo dico, comunque era sul posto di lavoro. Ci recchiamo quindi con l'ambulanza in questo posto. La persona si trovava, che era, aveva bisogno del nostro aiuto, si trovava sotto un silos molto grande. Scendono il soccorritore, il capo equipaggio, il soccorritore, l'autista, e ovviamente sono dietro io, ben nascosto, mimetizzato, perché ovviamente non sapevo assolutamente fare nulla, o perlomeno sapevo farlo a livello teorico, ma non sapevo metterlo in pratica, e quindi io giustamente facevo il passo indietro. Questo signore era seduto, il capo equipaggio, il nostro capo equipaggio, guardandolo, ha subito detto: ragazzi, attenzione, questa persona è in arresto. Difatti si è avvicinato, ha fatto tutta quanta la procedura, quindi ha valutato quello che era la coscienza, ha valutato il respiro e il circolo ed erano assenti. Hanno messo sdraiato il paziente e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Era la prima volta per me che la vedevo dal vivo su una persona. Ho fatto le prove sul manichino, ero in grado di fare un massaggio cardiaco a livello teorico, pratico, ma comunque su un manichino. Non avevo mai visto farlo su un essere umano. Hanno attivato l'automedica in maniera tale che arrivasse su questa macchina appunto un medico, un infermiere e un soccorritore autista per poter somministrare dei farmaci per poter stabilizzare il paziente e portarlo poi in ospedale, ospedalizzarlo e quindi riuscire a salvare questa persona. Nel frattempo abbiamo iniziato noi il protocollo, abbiamo seguito tutte quante le nostre linee guida, abbiamo applicato il defibrillatore. Io ovviamente stavo a distanza perché garantivo quella che era la sicurezza della scena, quindi evitavo che le persone che saranno stati, se non ricordo male, comunque 7-8 persone, tra cui 3-4 ragazzi molto molto giovani, evitassero di andare sul paziente, perché c'è questa profilassi da garantire la sicurezza della scena. Poi magari il defibrillatore sarà una cosa che, se potrò, vi spiegherò un attimino nel dettaglio più avanti, non è un problema. Iniziamo tutta quanta la procedura e tutto quanto, io sono lì che cerco di mantenere distante le persone che sono state bravissime, non si sono avvicinate, per cui chapeau anche a queste persone che hanno capito la gravità della situazione. E la cosa che io mi ricordo e mi porterò sempre dentro e che continuerò a, di cui continuerò a parlarne anche con i miei discenti, la cosa che mi ricordo non è stata il fatto di vedere il massaggio cardiaco, il fatto di sentire il defibrillatore, il fatto di vedere il torace che scende, la ventilazione col pallone autoespansibile, che il torace che si alza perché per mantenere il circolo, la bombola dell'ossigeno, il medico che arrivava e attacchiamo subito una gocanula per poter mettere i farmaci. No, di quello lo so che l'hanno fatto, me lo ricordo, per carità divina, perché me lo ricordo anche perché è protocollo fare queste cose. La cosa che mi rimane più impressa è stato un ragazzo che era lì, che a un certo punto, con medico, infermiere e tutto quanto, quindi c'erano 5 persone / 6 persone che erano fisicamente sul paziente, io ero distante, e mi si avvicina questo ragazzo e mi dice: ascoltami, lo salvate, vero? Lo salvate? E io rimango interdetto, anche perché, ribadisco, neofita all'interno di un sistema così importante, non sapevo cosa dire. Proprio non sapevo cosa dire.
mi era stato insegnato come rispondere, ma in quel momento tabula rasa, cioè proprio il vuoto, nella mia testa si formava l'immagine, non so se avete presente, nei film americani, quelli ambientati nel Far West, no? Dove ci sono queste distese di sabbia, il cactus, si sente il vento. E ci sono questi rovi che continuano a rotolare, che nella mia testa si era formato quello. E proprio la frase è stata: cosa caspita gli rispondo? Non lo so. Non lo so. Boh, forse mi è balenato la risposta. La cosa che proprio gli ho detto è stata: stanno cercando di fare il possibile. Per cui l'unica cosa che possiamo fare è stare distanti e lasciar lavorare i professionisti. Lasciamo lavorare il dottore, lasciamo lavorare l'infermiere, noi cerchiamo di stare distanti. Questo ragazzo mi si è letteralmente aggrappato la divisa per il braccio, mi teneva il braccio, me lo stringeva e mi diceva: vi prego, salvatelo, mi sta insegnando il lavoro, per me è come un padre. Mi si è gelato il sangue nelle vene. A una frase del genere, che cosa si risponde? Soprattutto perché non avevo l'esperienza che questi anni mi hanno dato. Non sono ancora a livelli eccelsi, perché per carità divina sono della scuola personalmente che si impara sempre, quindi si porta sempre avanti un avanzamento a livello professionale e quindi c'è sempre qualcosa da imparare. Però diciamo che mi sono creato un piccolo scudo per poter rispondere a queste situazioni. E difatti la mia risposta, mi sono girato, è stato: guarda, stanno facendo il possibile, stanno facendo il possibile, vedi tu, io non so dirti cosa puoi far tu e ti sto dicendo che io personalmente in questo momento non posso far niente, ma i miei colleghi stanno facendo e stanno facendo tanto, per cui rimaniamo distanti e lasciamoli lavorare. Purtroppo la persona non ce l'ha fatta, questo lo devo dire. È stata portata in ospedale è stata comunque portata in maniera stabile, ma purtroppo in ospedale, a distanza di qualche ora, è venuta a mancare. E io mi porterò sempre di questo evento, non mi porto il fatto che l'esito sia stato negativo, un qualche, passatemi il termine, un qualche errore che si è fatto perché il protocollo è stato svolto in maniera perfetta, tant'è che è arrivato in ospedale. Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto come soccorritori, però io mi porto dentro questo ragazzo, io mi porto l'immagine di questo ragazzo che aveva gli occhi lucidi, rossi, con la lacrima che comunque gli scendeva, che vedevo che cercava di farsi forza per essere uomo davanti a questa situazione, ma non ce la faceva e che comunque aveva un affetto nei confronti di una persona che gli stava insegnando un mestiere. Un altro caso da tirocinante è stato quello di un bambino. Usciamo per un arresto respiratorio, quindi usciamo in codice rosso. Intanto che eravamo sul mezzo, si gira il capo equipaggio e mi guarda e mi dice: Stefano, sei silenzioso? Tutto ok? E io, la mia risposta è stata: ne parliamo dopo. Il mio capo equipaggio in quel momento ha capito che in me c'era un ostacolo che poteva in un qualche modo, non dico compromettere la situazione, ma comunque creare un blocco per la riuscita. Grande intelligenza da parte del mio capo equipaggio di allora, che notti per inciso è diventato anche il mio testimone di nozze, per cui il rapporto che poi ci ha legato è stato veramente un rapporto di grandissima amicizia. Piccolo problema con la batteria e se è finita. Capita, quando non si fanno le cose fatte bene, succede. Stavamo dicendo che siamo arrivati sul luogo dell'evento. E entriamo in questo condominio dove c'era questo androne molto grande con la scalinata che lo percorreva tutto quanto intorno, arrivava fino all'ultimo piano, doveva essere sui 3 piani. E vediamo scendere quest'uomo, questo papà, con in braccio il bambino, suo figlio.
Intanto che scendeva le scale, a me è rimasto impresso il fatto di vedere le gambe a penzoloni, cioè le gambe proprio a penzoloni. Però il bambino emetteva dei suoni, faceva dei mugugni, dei lamenti, e quindi, cioè, la situazione non era proprio così negativa come era stata dipinta. Per carità divina, la situazione può essere risolta in maniera positivissima, per carità. Però io in quel momento mi sono letteralmente bloccato, tant'è che poi sono salito in ambulanza, mi sono messo di fianco all'autista, perché comunque il protocollo prevedeva quello, mi sono messo di fianco all'autista e sono rimasto zitto e fermo immobile tutto quanto il tempo. Una volta rientrato in sede, il mio capo equipaggio mi ha detto: ti va di parlare un attimino di quello che è successo? Abbiamo dialogato, abbiamo fatto quello che viene definito un debriefing. All'interno di questa chiacchierata che abbiamo fatto, sono saltati fuori un attimino quello che era il mio vissuto, il mio passato, una cosa e quell'altra, e quindi chiacchiera, parla, spiega, cerca di trovare una soluzione, e comunque mi ha aiutato moltissimo per riuscire a passare questo blocco che avevo nei confronti comunque del paziente pediatrico, del paziente bambino. Per cui chapeau al mio capo equipaggio di allora, Diego, che ha saputo trattare con me per riuscire a portare avanti non solo l'evento, quindi la situazione legata a se stessa, ma portare avanti anche quello che poteva essere la mia professionalità. E per cui grazie Diego, lo citiamo Diego. Ciao! Quindi questi sono degli esempi di cose che si possono vedere quando si fa il soccorritore, quando si inizia ad essere sul campo. Sono negative? Sì, però posso dire che possono creare uno scudo. Non ci rende immuni, perché comunque, come ho esordito, io queste cose me le sono portate a casa e ci penso. Ci penso veramente. Ogni tanto ho i flash di queste situazioni. Però fortificano, ti aiutano ad andare avanti e ti aiutano anche a metabolizzare quello che potrebbe succedere quando queste cose toccano i tuoi affetti, toccano le tue persone, i tuoi cari, come è successo nel caso di mio padre, del mio babbo, che è venuto a mancare 2 anni fa, 3 anni fa ormai. Io vi ringrazio di essere stati qua in mia compagnia, spero di non avervi annoiato. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, un pollice su per cortesia. Iscrivetevi ovviamente al canale, attivate la campanella in maniera tale da poter rimanere aggiornati. Io vi saluto, vi ringrazio e vi dico ciao!